Non utilizzate per pulire il viso, io. Vi prego. Bentornati nel mio canale. Allora, oggi volevo fare un video reazione dove reagisco a dei video sulla skincare di TikTok per darvi appunto la mia opinione. Io sono un estetista e quindi penso di avere più o meno un'idea di cosa significa una buona cura della pelle e del viso. Soprattutto del viso, e quindi volevo vedere un po' su TikTok. Ho trovato dei video sulla skincare routine di varie persone e volevo reagire e per la prima volta, perché appunto ho solamente messo mi piace, ma non le ho ancora guardate, e dirvi effettivamente cosa penso, se stanno facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. Quindi iniziamo subito. Piccolo disclaimer iniziale, volevo dirvi che sì, sono un'estetista, però questo video non vuole assolutamente essere una critica né offese né niente. È una mia opinione, voi ovviamente potete fare quello che preferite. Quindi assolutamente questo è un video solo divertente e intrattenimento. Non sono un dermatologo e quindi sì, è il mio lavoro, però non sono un medico, ecco, mettiamo questo chiaro assolutamente. È solamente la mia opinione e per fare quattro chiacchiere. Allora, facciamo subito partire il primo video. Come togliere i punti neri? C'è, prendete un asciugamanino, lo bagnate e lo appoggiate nelle zone dove avete i punti neri. Così, così. Poi prendete un cucchiaino di acqua tiepida, uno di bicarbonato e un po' di dentifricio. Con uno spazzolino pulito, mi raccomando, strofinate bene le zone dove avete i punti neri, senza strapparvi la pelle, piano piano. Poi lasciate un po' ad asciugare, risciacquate ed il gioco è fatto. No. Assolutamente no. Allora, come togliere i punti neri? Allora, i punti neri in realtà non sono così semplici da togliere. Vengono tolti da una persona professionista, quindi un medico, un estetista, durante un tipo di trattamento specifico. Toglierli a casa non è mai una buona idea, né con le unghie, né strizzarli, né fare assolutamente cose del genere. Assolutamente no. Altra cosa, c'è un po' questa idea che bagnando il viso, vapore, eccetera, i pori si aprano in modo tale da riuscire a fare l'estrazione un po' più facilmente. I pori non si aprono, cioè non sono una cosa che si può aprire e chiudere. Semplicemente si ammorbidisce la pelle e quindi per noi l'estetista o se lo fa un dermatologo è più facile estrarre questi filamenti sebacei. Altra cosa, quello che di solito togliamo anche noi durante la pulizia del viso sono questi filamenti sebacei, quindi questo, passatemi il termine, sporco, che in realtà sporco non è perché comunque è un misto di sebo e polvere, eccetera, che abbiamo nel nostro viso, grazie all'ossidazione che provoca appunto l'aria, quando siamo all'esterno, si forma un po' questa patina nera, questo puntino nero. In realtà non è un vero e proprio punto nero, è un po' appunto questo filamento sebaceo. Però appunto lasciamolo ai professionisti. Altra cosa, dentifricio. Allora, anche qua c'è da tantissimi anni questa cosa che il dentifricio toglie i punti neri. Assolutamente no. Tanti anni fa c'era effettivamente questo ingrediente che adesso non mi riesco a far venire in mente, che effettivamente era una specie di esfoliante chimico, se non sbaglio, che doveva anche aiutare all'eliminare appunto questi puntini neri. In effetti una volta c'era questo ingrediente, adesso però gli dentifrici di ora non vengono assolutamente più formulati con quell'ingrediente lì e anzi sono di solito pieni di mentolo, o profumazioni, oli essenziali, detergenti, fluoro, colorazioni, cose che assolutamente non vanno bene per la pelle, vanno bene per la bocca, ma non per la pelle. Quindi non utilizzate mai il dentifricio, non va a seccare il brufolo, assolutamente no. Rischiate solo di irritare ancora più la pelle e non fare niente. Terzo step, il più osceno che ho visto di questo video, è lo spazzolino. Vi prego, non usate mai uno spazzolino sul viso. Uno, perché non lo usate solo per il viso. Due, è troppo aggressivo. Avrete dei micro tagli proprio, micro abrasioni sul viso che assolutamente non fanno bene e non vanno a togliere il punto nero. Anzi, avrete la pelle super arrossata tra l'esfoliazione fortemente meccanica e aggressiva dello spazzolino e
le forti profumazioni del dentifricio, avrete una pelle super arrossata e molto sensibile. Non usate mai questo metodo per i punti neri, anche perché i punti neri non vanno via così e irritate solamente la pelle, ma non fate niente di benefico per il vostro viso, assolutamente no. Prossimo video. Allora, più o meno, ci siamo quasi, dai, ci stiamo avvicinando. Ghiaccio, ok, ci sta, però perché il posto del ghiaccio che vi si scioglie su tutta la faccia? Rischiate oltretutto che se lo tenete appoggiato un secondo in più, se avete una pelle molto sensibile potete scottarvi dal freddo, assolutamente, e magari avere anche qualche reazione di arrossamento. Perché non utilizzate magari dei cucchiaini che lasciate in frigo, oppure magari anche i patch contorno occhi li lasciate in frigo, così che magari il giorno dopo sono belli freschi quando li mettete, piuttosto. Il ghiaccio poi non è il massimo, perché man mano che si scioglie l'acqua, quando si raffredda, ovviamente forma dei leggeri cristalli. Quindi se c'è un velo di rottura nel ghiaccio, magari che sia leggermente crepato perché si sta sciogliendo, rischiate di tagliarvi oltretutto. E vi si scioglie tutto quanto in faccia, non è il massimo. Quindi insomma ci sta, però magari utilizzate appunto dei cucchiaini o qualcosa, li appoggiate leggermente sul contorno occhi ed effettivamente un minimo il gonfiore lo va a togliere. Quindi ok, qua ci siamo. Tonico, vabbè, ok, potete utilizzarlo, non è obbligatorio su una skincare routine assolutamente, perché non è appunto essenziale, però potete tranquillamente utilizzarlo. Siero ci sta benissimo, l'unica è che, come avevo parlato anche nell'altro video, mi viene un po' l'ansia, perché vedo chiunque online, per fare un po' scena, ha sta mania di applicare siero, olio, quello che sia, con la pompetta direttamente sulla pelle per fare l'effetto bello, che lacrime, eccetera. No, lasciate stare, perché dopo la pompetta che ha toccato la vostra pelle la rimettete dentro e starà a contatto, magari per le 24 ore successive, prima che voi la tiriate fuori, con tutti i prodotti e gli ingredienti che ci sono dentro alla boccetta. Ovvio che ci sono i conservanti che la mantengono, ed è ovvio che un produttore tiene conto che ovviamente la boccetta potrebbe andare in contatto diretto con la pelle, però meno la contaminate meglio è, quindi mettete la pompettina sul palmo della mano e applicatele con le mani, perché sennò se voi andate a toccare la pompettina al viso e poi la rimettete dentro, c'è il rischio di creare batteri e creare un po' di schifezze che ovviamente dopo verrebbero riapplicate al nostro viso. Quindi semplicemente mettete sul palmo della mano e siete tranquille. Poi lei applica una crema viso idratante e ci sta, perfetto. Infatti qua vedete che usa un applicatore apposta per non entrare col dito dentro alla giara del prodotto, che è la stessa cosa che dovresti fare anche con la pompettina. Quindi insomma, la fa su una, non la fa con l'altra, però in linea di massima ci siamo praticamente con questa routine. Allora, la ragazza qua fa vedere la sua veloce skincare routine. All'inizio lava il viso con un detergente delicato, questo che dovrebbe essere latte di soia della Fresh. Non è male, soprattutto perché ha pelle secca e non particolarmente appunto mista o rassa, ci sta, un detergente delicato. Un po' il brutto di Fresh che tende a mettere tante profumazioni nei loro prodotti, però se a voi non danno sensibilità, utilizzatela senza problemi. Dopo inizia a non avere più senso il video, nel senso che utilizza tre creme e un olio. Allora, se hai bisogno di utilizzare tre creme diverse sul viso, una sopra l'altra, vuol dire che nessuna delle tre ti dà quello di cui hai bisogno. Non serve applicare tre creme, piuttosto troviamo quella giusta per il nostro tipo di pelle e usiamone una e che sia finita. Utilizza per prima una crema della La Mer, dopo una crema della Drunk Elephant e dopo una crema della Fresh. Sono tre marchi di altissima profumeria, nel senso che quelli che trovate da Sephora, ma tipo solo quelle robe di La Mer costano almeno un centinaio di euro a prodotto.
Drunk Elephant costa abbastanza, siamo sui 60-70 euro. Fresh uguale, se non di più. Insomma, o che l'hai fatto un po' per far vedere che c'hai i sordi, o non me lo so spiegare. Oltretutto perché appunto se utilizzi tre creme una sopra l'altra vuol dire che non hai ancora trovato la crema che fa per te. Trovane una più ricca, perché evidentemente hai bisogno di tanta idratazione, e usiamone una senza sprecarne quintalate. Dopo utilizza un olio che ci sta, ricordatevi sempre appunto se utilizzate un olio viso, io almeno consiglio di applicarlo sopra le altre creme, perché l'olio va a creare proprio una barriera. Se voi lo applicate sotto alla vostra crema, la crema fa fatica a penetrare. Se invece lo applicate sopra, la vostra crema non evapora, perché ovviamente c'è lo strato di olio sopra e quindi penetra bene in profondità. Quindi comunque l'ordine è giusto, semplicemente non c'è bisogno di utilizzare tre creme più un olio, insomma, tutti i giorni. Questo ero curiosa di vederlo perché ho visto solo la preview e ho messo mi piace ma non l'ho neanche guardato, perché c'è un ragazzo che fa vedere la sua skincare routine, quindi mi sembrava super interessante anche vedere un ragazzo cosa utilizza. Io dopo un giorno di skincare. Io dopo una settimana di skincare. Io dopo un mese di skincare. Io dopo un anno di skincare. Allora, io sono sicura che questo video fosse solo per scherzare, non fosse un'offesa, però mi fa un po' incazzare, nel senso che secondo me la cura del viso non è né femminile né maschile. I prodotti sono per tutti, i prodotti specifici per uomini di solito è perché hanno una profumazione tipo da dopo barba, quindi magari un uomo si sente un po' più mascolino ad utilizzare il prodotto che ha una forte profumazione. Il problema però è che spesso i prodotti da uomo sono molto forti, molto aggressivi, molto sgrassanti. Purtroppo c'è questa idea che l'uomo, a prescindere dalla pelle grassa, c'ha i brufoli, deve assolutamente mattificare il più possibile, sgrassare il più possibile, e quello è top. No, assolutamente. Se vi trovate bene, siete ragazzi, vi trovate bene con la linea uomo specifica, perfetto, andate avanti così. Ma sappiate che non è obbligatorio essere donna per utilizzare una crema e un detergente. È vero che tanti brand purtroppo fanno le pubblicità solo con donne, fanno sembrare che sia solo per donne i loro prodotti, che secondo me è una cavolata impressionante, perché se effettivamente fosse specificato che va bene per tutti, cioè hai il doppio di persone che te lo comprerebbero, il doppio, magari non tutti gli uomini hanno appunto la passione per la cura del viso, però avresti tante più persone che te lo comprano, perché gli uomini purtroppo se non c'è scritto per uomo hanno magari un po' di imbarazzo a comprarsi la crema, il detergente, e lo capisco perché purtroppo siamo in una società dove un uomo che si prende cura del proprio corpo, del proprio viso è definito omosessuale, che secondo me è una, anche lì, una cavolata impressionante, perché un uomo che si prende cura di sé non è assolutamente per forza un omosessuale, e anzi non dovrebbe sentirsi in imbarazzo a comprare una crema né un detergente. Uno, perché che tu sia omosessuale o meno sei sempre una persona e hai il diritto di fare quello che vuoi del tuo viso, del tuo corpo, della tua vita, e quindi di prenderti o meno cura del tuo viso. Ci sono anche ragazzi omosessuali che magari non si prendono cura del viso, cosa c'entra? Non è che perché uno si prende cura del viso è per forza un omosessuale, assolutamente no. E due, dovrebbe essere legalizzato e liberalizzato il fatto che ti devi prendere cura del viso a prescindere che tu sia uomo, che tu sia donna, che tu sia omosessuale, che tu non lo sia, che tu sia etero. A prescindere, è bello, ci si prende cura di se stessi e ci si sente meglio. Non deve essere una presa in giro verso le persone omosessuali il fatto di prendersi cura della propria pelle. Qui fa vedere questo ragazzo che dopo un anno che si prende cura del suo viso è magicamente diventato donna. E secondo me è bruttissimo, perché è un'offesa, uno, e perché manda il messaggio sbagliato. Quindi manda proprio il messaggio che chi si prende cura del proprio viso ed è un uomo è automaticamente omosessuale. Bruttissimo messaggio. Ovvio che io spero bene che sia uno scherzo, che sia una battuta, però stiamo attenti, utilizziamo certi termini per parlare di queste cose, perché poi vengono sempre fuori storie, che è giusto che vengano fuori storie in questi casi, perché non è giusto mancare di rispetto alle persone solo perché si vogliono prendere cura della propria pelle. Assolutamente no, sbagliatissimo.
Allora, cosa dire? All'inizio, per struccarsi, soprattutto gli occhi, perché vedo che ha eyeliner e mascara e matita, va con delle salviettine. E non le salviettine struccanti, che sono comunque il diavolo per un estetista e per chiunque abbia un minimo di conoscenza della cura del viso. Neanche quelle struccanti, ma salviettine multiuso della Fresh and Clean, che vanno bene per pulire il tavolo, per pulire il cruscotto della macchina se si sporca, per pulire per terra se cade qualcosa. Non utilizzatele per pulire il viso, io vi prego. Già le salviettine struccanti sono il demonio in una skincare routine. Le salviettine multiuso, no, uno è uno spreco di carta impressionante, o comunque TNT, quello che sono, perché ne fai fuori almeno 2-3 al giorno, perché con una non ti strucchi. Due non struccano assolutamente bene, né queste né le salviettine struccanti, non struccano bene, non toglieranno mai bene tutto il viso, quindi dovrete usarne almeno 3-4 e via con lo spreco. Tre sono estremamente forti ed estremamente danneggianti per il vostro viso, perché andate a sfregare. E non sfregate poco, sfregate tanto, perché comunque non sono completamente bagnate, e anche se lo sono comunque dovete andare a sfregare. Le sfregate intorno agli occhi, che è la peggio cosa che potete fare per il contorno occhi, perché lo distruggete, e sono di solito piene di profumazioni, oli essenziali, detergenti anche schiumogeni, alcol spesso e volentieri. È la cosa peggiore che potete usare per il viso, perché andate a graffiare il viso, lo sensibilizzate da morire, non tolgono bene il trucco, soprattutto se sono neanche quelle struccanti, ma quelle multiuso da pulire i tavoli. Vabbè. Dopo utilizza una crema che, da quanto vedo, non riesco a capire, però da quanto vedo mi pare di averla già vista da Tigotà, ed è una crema corpo, penso. Mi pare di aver visto che fosse una crema corpo alle mandorle, però non so, forse è crema viso, però vabbè. Comunque, pensare di struccarvi solo con una salviettina è utopistico e assolutamente sbagliato. Dovreste struccarvi, soprattutto se avete tanto trucco intorno agli occhi, con un olio detergente o con anche un'acqua micellare, però dopo bisogna sciacquare via. Quindi double cleanse, quindi prima uno struccante o oleoso o acqua micellare, e dopo uno struccante a base di acqua, quindi un detergente, un gel detergente, un latte detergente, quello che preferite, da poi sciacquare via per togliere effettivamente tutti i residui di trucco. È inutile che mi andate a mettere la crema idratante sopra una pelle che non è struccata, cioè no. E poi uso un balsamo labbra, che va bene, in realtà è un gloss rimpolpante, quindi non so che senso abbia per poi andare a dormire, però vabbè, no, assolutamente no, vi prego, non prendete nessun spunto da questo video. Bene, questi erano un po' tutti i video che avevo trovato sul web che mi intrigavano un po' di più. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo format e se per caso vi piacerebbe rifarlo, che io lo rifacessi altre volte. E niente, appunto, lasciatemi giù nei commenti se anche voi avete qualche opinione sui video che abbiamo visto oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!